posso dirvi prima di tutto buongiorno, buenos días y un bienvenidos, benvenuti alla presentazione ufficiale della terza edizione del Milano Latin Festival. L'estate latina sta per iniziare, abbiamo lavorato tanto in questi mesi per offrire un bel spettacolo per tutti, per la famiglia, per grandi e piccini. Bene, questo saluto lo voglio fare alle autorità diplomatiche, associazioni, sponsor, autorità locali che ci accompagnano in questa bellissima giornata molto importante per noi, ma vorrei esprimere un particolare ringraziamento a chi ci accoglie in questa bellissima sala conferenza. Bene, a continuazione vorremmo esprimere particolare gratitudine alle nostre eccellentissime autorità diplomatiche dell'America Latina che ci accompagnano in questa importante giornata per noi. Io inizio per non dimenticare, ho scritto, cercato di scrivere per bene per non dimenticare tutti, quindi ringrazio in modo particolare a Lorenzo Alderisio, console generale di Nicaragua a Milano e vicepresidente del gruppo consolare dell'America Latina e Caraibi del Nord d'Italia. Grazie mille, console, per l'accompagnamento. Ringrazio la console Gloria Cecilia Gomez del Libano, console generale della Colombia a Milano. Ringrazio a Luis Martinez, console di prima della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Ringrazio a Fidel Deribel Vital, console di Cuba a Milano. Ringrazio a David Simón Figueras, console adscritto del Messico a Milano. Ringraziamo a Joaquín Taveras, viceconsole della Repubblica Dominicana a Milano. Ringraziamo a Gustavo Butes, viceconsole del Brasile a Milano. Grazie mille. Inoltre ringraziamo a Guamán Allende, rappresentante del Consolato Generale dell'Ecuador a Milano. Grazie. Continuiamo con il ringraziamento alle illustri autorità locali che ci accompagnano. Graziano Musella, sindaco del comune di Assago, che forse ancora non è arrivato, ma abbiamo anche Ettore Fusco, sindaco del comune di Opera. Grazie mille, sindaco. Ringraziamo a Donatella Sant'Agostino, assessore manifestazione Tempo Libero del comune di Assago. Ringraziamo Antonio Saggese, consigliere regionale della regione Lombardia. Grazie mille. Un ringraziamento speciale a Claudio Andrioli, direttore della Scuola Italiana di Sinologia. Bene, diciamo che io ho visto rientrare il direttore, quindi un applauso e diamo il benvenuto al direttore del Nuovo Milano Verano. Partiamo subito con un video perché l'hotel è molto digitalizzato, quindi... Stiamo frequentando già da un po' di tempo con tante occasioni, eventi in questo albergo.
Il video voleva rappresentare quello che è lo spirito di un hotel, quindi avete visto le famiglie, avete visto dello sport, piscine, bambini, questa trasformazione dal momento di lavoro al momento di piacere, la ristorazione. Sono tutti elementi fondamentali che contraddistinguono il marchio Novo Hotel e poi alla fine vedete il numero di alberghi in tutto il mondo, più o meno 450 alberghi. Ci fa molto piacere che siete qui, spero che la giornata sarà piacevole, qualsiasi cosa siamo qui per voi, buon proseguimento. Grazie mille Marco. Ricordiamo che il Novo Hotel ha preso un accordo di partnership con l'agenzia stampa latinoamericana in Italia, quindi è a disposizione di tutti gli eventi e iniziative che sia il gruppo consolare che la comunità latinoamericana o chi vuole fare comunque un evento è a disposizione, quindi invitiamo a visitare il sito del Novo Hotel. Molto bene, grazie mille Marco. A continuazione vorremmo darvi dei dati molto importanti che sono appunto per noi, che sono il fatto che il Milano Latin Festival conta con il sostegno, con il patrocinio di numerose istituzioni. Quindi abbiamo voluto elencarle per appunto precisare questo importante dato. Quindi in questa terza edizione il Milano Latin Festival conta con il patrocinio del Consolato Generale del Brasile a Milano, con il Consolato Generale della Colombia a Milano, con il Consolato di Cuba a Milano, con il Consolato di El Salvador a Milano, con il Consolato dell'Ecuador a Milano, il Consolato de Carrera del Messico a Milano, il Consolato Generale del Panama a Milano e anche il Consolato Generale del Panama a Venezia, l'Ambasciata della Repubblica del Paraguay in Italia, così come il Consolato Generale del Perù a Milano, il Consolato Generale dell'Uruguay a Milano, Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Milano. E insomma ci sono queste le istituzioni che accompagnano questa terza edizione del Milano Latin Festival, ma per crescere diciamo insieme a noi ci sono anche le numerose associazioni che formano parte di questo bellissimo gruppo, di questa bellissima manifestazione, ed ecco che le associazioni sono l'Expo dei Popoli guidata da Hector Villanueva, ringrazio che è qui presente con noi, lo Spirito del Pianeta, CIP Comunità Italo-Peruviana, il progetto Sette Lune, Associazione de Cubanos Residentes in Italia, Sibonei, che è qui la presidenta da Galano, e inoltre Ewi Editoriali, la libreria Controvento, Associazione Conamipe di El Salvador, Associazione Artesanías del Sol de El Salvador, Associazione Culturale Ile Ase o de Toca do Brasil, Dancing. Inoltre abbiamo la Scuola Italiana di Senologia Onlus, l'Associazione Paraguay Italia API Milano, CCNI, Consejo Consultivo del Nord d'Italia di Uruguay, Associazione Messicana Viva México, Associazione México de Mis Colores, Associazione México per Tutti, Associazione Culturale Messicana in Italia, e inoltre ringraziamo anche Cici Flower di averci donato questi bellissimi fiori. In più, sto per finire, eh? In più abbiamo anche i miei sponsor, ringraziamo in questa occasione Air France, KLM, Prestour e Autentica Cuba. I media partner di questa edizione sono l'agenzia stampa latinoamericana in Italia e in Europa, TCG News, Make Up Story e Latin Music, radio ufficiale del festival e Live Radio, quindi che fra l'altro sta trasmettendo, mi sa, in diretta, quindi seguite la radio che stiamo trasmettendo questa bellissima conferenza stampa. Bene, ringrazio a tutti i miei colleghi che sono qui, ringrazio a Nieves, Bruno, Fabio, ringrazio a tutte le persone che sono che vi hanno accolto il nostro invito, perché è importante per noi appunto iniziare questa conferenza stampa, questa terza edizione del Milano Latin Festival, insieme anche a noi amici, ecco, e soprattutto insieme al sostegno voi come istituzione che ogni giorno ci accompagnate. Grazie davvero e vi auguro una buona continuazione. Passo la parola al mio collega Amerigo. Eccolo qua, io sono il collega Amerigo. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui, lo dico anche io, adesso non presenterò tutti i giornalisti, andiamo direttamente a braccio e facciamo una cosa carina, simpatica, calorosa. Tra l'altro tra un po' passerò la parola a Fabio, quindi sarà sicuramente calorosissima. Abbiamo come partner ufficiale quest'anno la radio ufficiale del festival, che è Like Radio. Abbiamo qui quattro personaggi che stanno dando una grossissima mano e racconteranno il festival quest'anno. Lo racconteranno perché faranno dei video, faremo delle dirette, faremo tante cose insieme.
L'altra sera mi hanno contattato e mi hanno detto: Amerigo, tu sei l'ufficio stampa del festival, ci racconti un po' il festival. Ero fuori, ero a casa, ho chiuso gli occhi, ho pensato, e che cosa ho fatto? Ho aperto la porta del festival, e che cosa ho visto? Ho visto colori, sapori, odori, già assaporavo il cibo, quello proprio tipico, tradizionale sudamericano. Poi questi movimenti, vociare delle persone, la danza, la musica, lo spettacolo, gli show, tutto un coronamento di elementi che ti danno quella sensazione di essere in una vacanza. Ecco, il Milano Latin Festival è una vacanza. Noi dobbiamo assolutamente, voglio dire, per essere accalorati e per pensare di viverlo sin da adesso, ci facciamo tutti quanti, perché adesso introdurrò il mio amico Fabio, che è la persona che se l'ha dato a fare, però prima di far questo voglio presentare i patroni del festival. I patroni del festival, i grandi investitori, i grandi imprenditori di questo festival sono Fabio Messerotti, Roberto Bruno. Sono due personaggi che hanno pensato di fare impresa, signori, eh? Ovviamente la cosa più comune a tutti, a chi fa impresa, è quella di arrivare subito al break-even, ok? Giusto, Roberto? Giusto. Però diciamo che c'è un'altra cosa che è la cosa più bella, cioè quella che se tu lo fai con una certa passione, con un certo calore, le cose ti vengono veramente, veramente molto molto meglio. Fabio Messerotti è la persona che fa pulsare il suo cuore tutto l'anno e credo che vada a ritmo di salsa, di baciata, di reggaeton. Questa è la sua pulsazione, ci ha regalato tanto quest'anno, ma ve lo racconterà lui. Io volevo introdurlo veramente, Fabio Messerotti, che ci darà così un'iniziazione di questo nuovo festival, la terza edizione. Noi, perché io mi sento partecipe, perché essere ufficio stampa loro per noi è un onore, ma è anche un piacere, perché io vivo questo mondo anch'io tutto l'anno insieme a loro, insieme a tanti altri, e perciò coloro che fanno musica e spettacolo latino siamo sempre insieme tutto l'anno. Volevo dirvi le ultime cose importanti. Noi seguiamo una tradizione importante, la tradizione del vecchio festival da Assago. Questa qui sarà la 27esima edizione, la terza per il Milano Latin Festival, che loro hanno avuto il coraggio, la forza, l'amore, la passione di continuare questa tradizione. Quindi accogliamo Fabio, che andrà proprio direttamente sul punto al pulpito, parlerà con un grandissimo e calorosissimo applauso. Ormai non c'è più possibilità che mi possa ritirare, vero? Dopo. Dunque, come si comincia di solito? Signore e signori, signori consoli, signori ambasciatori, signori addetti alla stampa, alla carta stampata, alla radio, eccetera, eccetera, benvenuti, grazie di cuore per essere così numerosi. È sempre un'emozione. Abbiamo iniziato a lavorare a gennaio per questa terza edizione, abbiamo lavorato molto, molto, ci sono delle importantissime novità che adesso andremo a sviscerare e siamo ormai giunti alle porte. Devo assolutamente, perché mi ha rimproverato l'anno scorso, presentare il mio socio Roberto Bruno, che... mentre io sono insieme a Nieves il cuore pulsante di quelle che sono le iniziative e tutto ciò che riguarda la parte operativa del festival, lui in particolare segue tutto quella che è la gestione, la logistica. Infatti nella sua professione monta tende, recinzioni, pavimenti, impianti elettrici, impianti idrici, e si occupa di questo da sempre, da quando era bambina, insomma. Vuoi dire due parole? Sì, io volevo solamente dire che io sono semplicemente, diciamo, l'operaio, l'architetto, chiamatelo un po' come volete. Tutto questo festival non nascerebbe se non c'è il cuore pulsante di Fabio, quindi, e anche di Nieves, che fa un lavoro estremamente utile. Fabio lo si dà per scontato ovviamente sempre, ma anche Nieves, che è qui al mio fianco, devo dire che si impegna, questo festival lo sente suo dal primo all'ultimo giorno, lo fa suo e lo fa suo con tutti i suoi contenuti, che sinceramente da organizzare sono veramente impegnativi.
il festival dura 3 mesi estivi, in realtà non è vero, perché lui ha detto a gennaio, ma perché si è fatto, ma forse già a novembre, ottobre-novembre, uno inizia a pensare a tutta l'attività che deve fare l'anno prossimo. Quindi non è vero, il festival è sempre nella mente. Io certo do il mio contributo, ma il mio è un contributo molto così, le cose vengono bene in due, perché ognuno si occupa di determinati settori, e questo è giusto che sia così. Ma comunque vi assicuro che senza Fabio, senza Nieves, questa nuova avventura che è nata 3 anni fa, adesso è già la 3ª edizione, per me è stata una scommessa. Lui parlava di break even, anzi lui parla di break even, è ancora ben lontano purtroppo, ma molto lontano, se... quindi anche cominciato, questa attività è nata 3 anni fa e diciamo che ancora dobbiamo vedere, sì, iniziamo adesso a vedere la luce in fondo al tunnel, però c'è la passione che ci spinge tutti quanti ad andare avanti, a mettere sempre l'impegno. Quindi io ringrazio il mio socio Fabio e soprattutto Nieves. E do la parola comunque a Fabio, perché ci ha lavorato tanto, mi chiama tutti i giorni, mi dice facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo, lui forse ha bisogno di sicurezza, non ha assolutamente bisogno. Io vedo che il suo programma è sempre fitto, ve ne accorgerete di quanto è fitto, e vi assicuro che per fare un programma così fitto, che voi tra l'altro avete anche nelle borsettine ed è scritto, è un impegno veramente ciclopico, direi. Grazie Fabio. La cosa bella è che ogni volta che lo chiamo per dirgli approviamo questo progetto, quanto costa? Un pochino, no, poi alla fine lo faccio lo stesso. Amerigo, è vero che non posso sparare? No, no, abbiamo detto, ce lo siamo detti prima, ho detto mi raccomando, cioè, siccome lui è un giocherellone, voi lo conoscete tutti, no? È uno che spara ogni tanto delle cose carine, ecco, carine. Non è il caso oggi di spararla, ecco. Ok? Quindi diamoci da fare, diamo il programma, anche perché dobbiamo presentare un po' di persone, ci abbiamo un bel po' di cose da fare. Vai Fabio! Va bene, comunque sempre grazie per la numerosa partecipazione. Questo è per me un segnale importante, per me e per il mio staff, perché il fatto che ci sia tanta partecipazione ha un significato importante, che la cultura, la gastronomia, gli aspetti musicali, gli aspetti dell'artigianato latinoamericano possono dire ancora molto nell'ambito delle manifestazioni. Il latinoamericano lo avevano dato per vinto, io nel 2015 non mi sono dato assolutamente per vinto, ho voluto fortemente che Milano continuasse con la tradizione. Milano non poteva non avere il proprio festival latinoamericano. Nel 2015 io e Roberto ci siamo indebitati fino al collo, più io che lui sicuramente, però c'era stato un momento in cui stavo per darmi per vinto io, ma non ho assolutamente voluto cedere a questa situazione. L'anno scorso abbiamo risalito la china, è stato un bel festival, abbiamo raggiunto dei numeri importanti e soprattutto abbiamo sanato una situazione che sembrava nel 2015 veramente compromessa. Con la mente serena a gennaio ci siamo messi a lavorare con umiltà e questo è il risultato di tutto il nostro lavoro nella fase primaverile e invernale. Dunque, iniziamo l'8 giugno. Saranno 11 settimane di kermesse musicale, 69 di giorni di festa, quindi si torna ai canonici 69 giorni. Ci sono 11 paesi latinoamericani omaggiati, 3 ristoranti etnici, 5 degustazioni e soprattutto 5 piazze musicali e relativi cocktail bar, ma poi andremo nel merito della planimetria. Quest'anno il comune di Assago ci ha dedicato un'area nuova, un'area particolare, ancora più vicina alla metropolitana. La metropolitana proprio si trova lì, in quel punticino lì. È un'area leggermente più grande, quindi siamo un'area di circa 6.000 metri quadrati più ampia, che ci consente di creare più spazi tra la ristorazione, tra i bar, insomma è più vivibile, il villaggio è più vivibile. Il parco dove abbiamo fatto il festival l'anno scorso diventerà il parcheggio per le auto e il comune si è proposto di porre un servizio per cui il parcheggio sarà con un solo euro
un solo euro, il parcheggio sarà vigilato. Fabio, ecco sì. Volevo dire a questo proposito che non è l'euro del parcheggio che ovviamente incide, ma è la vigilanza del parcheggio che invece incide in maniera importante. Questo parcheggio quindi, essendo vigilato anche alle ragazze sole che magari escono alla notte eccetera, vanno a prendere la macchina, proprio questa vigilanza ci mette tranquilli da un punto di vista proprio di sicurezza, e secondo me è un grosso passo avanti. Non bisogna guardare l'euro, perché l'anno scorso riuscivamo ad averlo gratuito, ma sinceramente molto meglio così, perché la vigilanza soprattutto di notte eccetera nei parcheggi è comunque sulla sicurezza importante da seguire. Sarà comunque attivo il servizio di bodyguard, che è stato un successo l'anno scorso ed è stato ripreso da molte testate giornalistiche, perché noi ci teniamo particolarmente alla sicurezza dei nostri frequentatori. All'ingresso del festival sarà attivo un servizio di metal detector proprio per evitare qualsiasi tipo di incidente. Non vogliamo assolutamente che possa durante la manifestazione esserci alcun tipo di problematica. Il servizio di bodyguard prevede che dopo mezzanotte, per le ragazze che ne facessero richiesta, avremo uno dei nostri uomini della sicurezza che accompagnerà le fanciulle fino alle proprie autovetture per tornare a casa in tutta tranquillità e sicurezza. Quindi l'area è tutta nuova. Le zanzare le cacciamo via, perché facciamo 20 disinfestazioni, due disinfestazioni settimanali, quindi la speranza è che ci abbandonino in via definitiva. L'area, come dicevamo, è tutta nuova, è stata un po' rivisitata. Ci sarà un'area concerti molto grande. Questi sono, è meglio che non entro nel merito dei concerti, perché sennò mi viene fuori un casino col mio socio, perché non sa quanto ho speso. Questa è un'area tutta concerti, tutta nuova. Ci sarà un backstage dedicato, un palco amplificato e tutta un'area molto più ampia. I numeri del festival del 2016: 270.000 visitatori, 16 paesi coinvolti, 17 enti patrocinanti, 2.450 spot radiofonici, associazioni culturali, passaggi televisivi, affissioni sulla strada. Insomma, tutto questo per dire che nel 2015, quando siamo nati, avevamo ereditato una situazione complicata del precedente festival. Nel 2015 ci siamo impegnati tanto, ci siamo messi in mostra per quel che siamo riusciti a fare. Nel 2016 abbiamo già ottenuto dei risultati importanti. Quest'anno vogliamo sicuramente, non dico raddoppiare, ma siccome stiamo diventando adulti, potremo sicuramente fare qualcosa di importante, lasciare il segno. Le conferme sono il martedì Ladies Night, quindi il martedì le donne fino alle 20:30 pagheranno sempre 2 euro. Tutta questa presentazione l'avete nelle vostre buste, perché l'abbiamo stampata, così come la visualizzate qui l'avete nelle vostre buste. Il martedì, quindi, dicevo, le donne pagheranno 2 euro fino alle 20:30, 4 euro è la serata dedicata alle donne. Mercoledì, giovedì e domenica il prezzo d'ingresso normale, venerdì e sabato 5 e 10 euro. Perché c'è questa colonna? Questa colonna è, se voi notate, il 50% di sconto rispetto al tabellone, perché vogliamo incentivare la gastronomia. È giusto che i frequentatori, sia essi latinoamericani, sia essi italiani, vengano al festival e provino la degustazione, la gastronomia. Quindi è un'incentivazione affinché le famiglie, e poi vedremo la fantastica promozione per le famiglie entrino al festival entro le 20:30, pagando un prezzo di ingresso simbolico. Ci sono le novità che sono veramente tante. La novità è un festival per tutti, anche nelle serate di concerti. Per chi sicuramente ha frequentato i vecchi festival, le precedenti manifestazioni, il giorno in cui veniva presentato sul palco un artista famoso, motivo per cui il biglietto d'ingresso non poteva essere certamente calmierato, ma magari costava 20-30 euro, faceva sì che chi voleva approcciarsi al festival solo per mangiare un panino, per mangiare al ristorante o semplicemente per visitare il villaggio non potesse entrare, perché il costo del biglietto era proibitivo, perché essendoci un concerto magari 30 euro per entrare al festival no. Allora ho voluto porre fortemente rimedio a questa problematica. Quindi dopo le 23:30, nelle serate dei concerti, il prezzo del biglietto tornerà ad essere quello normale.
Quindi se una serata di concerto, laddove dove, quando ci sarà Claudia Leite per esempio il 25 luglio, il cui ingresso costerà 30 euro, dopo le 20:30 tornerà il prezzo di cartellone, quindi 8 euro. Questo per consentire a tutti i frequentatori di bar, chi vuole approcciarsi al festival, chi vuole ballare, chi vuole mangiare semplicemente un panino, potrà accedere a prezzi normali. E questo secondo me è un aspetto molto importante, perché non era mai successo. Così come il piano famiglia. Questo piano famiglia prevede che due adulti e due ragazzini entro i 12 anni possano pagare fino alle 20:30 solo 6 euro. 6 euro per noi, per 4 persone, è il costo della SIAE. Quindi è come dire, entrate gratis al festival. Famiglie, venite, siete sicure. Qua è una bella situazione. Trovate dei ristoranti, trovate delle degustazioni, trovate l'artigianato, trovate tanta cultura e soprattutto un prezzo d'ingresso assolutamente calmierato. Piano famiglia, 6 euro per 4 persone. Un'altra novità importante, perché il lunedì eravamo chiusi, il lunedì degli anni precedenti eravamo chiusi, era un po' discriminante nei confronti dei ballerini. I ballerini non hanno mai avuto una serata loro dedicata e quindi tutti i lunedì ci sarà la serata Somos Bailadores. Quindi, per quanto fatto per la donna il martedì, lunedì lo faremo per i ballerini, vale a dire qualsiasi associazione di ballo, qualsiasi scuola di ballo, qualsiasi ballerino facente parte di un'organizzazione, ente culturale, diciamoci la verità, anche se non ha il tesserino lo faccio entrare lo stesso a 2 euro, perché io voglio che questa serata sia dedicata veramente e sia un'ambientazione di ballerini. Il mio obiettivo, per quanti qualcuno magari non condivide, ma io sono della vecchia generazione, a me piace la vecchia salsa, ma quella salsa che si balla, quella salsa fatta di strumenti musicali, e poi vedremo nel dettaglio i concerti che un po' rispecchiano la mia fotografia. Quindi lunedì ci sono i ballerini, voglio riempire il festival di ballerini, voglio vedere la gente ballare salsa, tanta salsa. Altra novità importante è la domenica, perché aver accontentato le signorine, aver accontentato i ballerini, sia essi donne, sia essi uomini, sia essi latini, sia essi italiani, però era un po' discriminante un po' verso i latinoamericani. È il festival latinoamericano, diamoli un impulso ai latinoamericani. La domenica chiunque si presenti all'ingresso entro le 20:30 con un documento, sia esso brasiliano, sia esso peruviano, qualsiasi paese latinoamericano e centroamericano, pagherà 2 euro. Fino alle 20:30 2 euro, dopo le 20:30 4 euro. Queste quattro iniziative sono importanti perché vogliamo ridare quella luce che il Festival Latino e tutto ciò che ruota intorno al satellite latino, cultura, gastronomia, ristorazione e musica, torni ai fasti, torni e abbia il merito che è giusto che abbia. Quindi delle iniziative molto forti e molto importanti. School Project, anche questa è una novità. Tutti i giorni in Piazza Caribe, che è una delle 5 piazze musicali, poi vedremo quali sono: Piazza Cuba, Piazza Santo Domingo, Piazza Urban, tutte le sere dalle 20:45 alle 21:45 lezioni completamente gratuite. Grazie al lavoro prezioso di due partner importanti che sono Guido Donnarumma e Andrea Mariani, che saluto e ringrazio, siamo riusciti a mettere in campo anche qui qualcosa che mancava al festival da tanto tempo. Le scuole di ballo parteciperanno in massa, siamo riusciti a coinvolgere più di 45 scuole di ballo che presenzieranno il Festival Latino e tutte le sere in maniera assolutamente gratuita ci saranno per un'ora corsi di ballo per chi vuole approcciarsi al mondo del ballo. Poi, vediamo un po', ecco, il festival è animazione, sempre insieme a Guido Donnarumma e Andrea Mariani, abbiamo messo in pista un palinsesto di animazione e DJ invidiabile. Ci sono, adesso non entro nel merito perché sennò vi annoio, ma ci sono almeno 14 gruppi di animazione e altrettanti DJ, 2, 4, 8, 12, 16 DJ che si alterneranno
tutte le sere nelle 5 piazze musicali. Il festival ai concerti, qui arriva la nota dolente. Dovete sapere che Roberto durante un pranzo di qualche giorno fa mi ha chiesto: quanto spendi di concerti quest'anno? E io ho detto: no Roberto, non ti preoccupare, al massimo spendo qualche euro di più. E lui i suoi capelli ne ha persi, ha perso qualche altro capello. In verità, e lo viene a sapere in questo momento per la prima volta, ho speso 4 volte di più di quello che abbiamo speso nel 2016. Non ho neanche il coraggio di guardarlo. Però lui si fida di me, credo, spero, perché se no non si sarebbe neanche imbarcato. Non ci vuole arrivare all'inizio della... non ci vuole arrivare. Lui, io spero e credo che si fidi di me, perché nel 2015 lo ha fatto, l'ho fatto nell'anno più difficile. Scusami, allora... Quindi, no, non torniamo sul fatto che ho speso 4 volte di più. No, no, va bene, allora il break even l'anno prossimo. Ci sono dei concerti veramente importanti. Chi ama la salsa sa che l'orchestra Guayacán... Non c'è una slide più precisa? No. Chi ama la salsa sa che il gruppo, l'orchestra Guayacán, è un'orchestra storica della Colombia, della salsa. Quella salsa che piace a me, quella salsa fatta di fiati, di congas, di timba. E quindi un po' tutto è la fotografia del festival che io immaginavo e che sognavo 3 anni fa e che oggi inizio a inquadrare secondo il mio pensiero. Ci saranno gli Enanitos Verdes, un gruppo rock argentino. Lamento Boliviano è una canzone che ha fatto, che ha lasciato il segno. Magito Rivera, cubano. Jaco Forever, Jerry Rivera è stato alquanto complesso e articolato il contratto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Papi Sanchez, dominicano. El Canario, un altro del grande della salsa. Wilmer Lozano, per omaggiare il Venezuela, il giorno 5 luglio. Il 5 luglio è la festa nazionale del Venezuela e quindi abbiamo portato un cantante che rappresentanza, che lui faceva parte Los Adolescentes. Los Cuatro, una band cubana molto importante. Voz a Voz, Gabi Moreno è l'artista che ha fatto una canzone con Riccardo Arjona. Una canzone, adesso mi sfugge il titolo, però famosissima, che ha raggiunto Fuiste tu 600 milioni di visualizzazioni. Alvaro Torres, anche qua, era un cruccio che avevamo, è l'ultimo dei romantici. Questo concerto sarà particolarmente emozionante, toccante, perché è paragonabile un po', consentitemi, alla Cristina D'Avena per i nostri cartoni animati, perché lui ha scritto e cantato canzoni per tutte le telenovelas che si vedono a Cuba, che si vedono in Messico, che si vedono un po' in tutto Sud America. Quindi è un grandissimo artista, Alvaro Torres e il Canario saranno i nostri concerti speciali. Quando dico concerti speciali, uno pensa subito: oddio, 50 euro, 60 euro. Stiamo parlando di 15 euro, 18 euro, non di più. Questi sono i due concerti speciali che avremo insieme a quello di Claudia Leite. Claudia Leite non ne voglio parlare perché sennò Roberto mi chiude la porta. Il Canario e Alvaro Torres. Roger è un gruppo brasiliano, Gruppo Revelação, è un gruppo famosissimo di samba di Rio de Janeiro. Charlene Taul, qualcuno la conosce perché è una pop star che ha fatto un programma televisivo su Rai Gulp, se non mi sbaglio. Jay Santos, Mercado Negro è una band che residente in Svizzera, che ha accompagnato i più grandi artisti del mondo. E qui è nato un progetto importante con il quale approfondiremo, e l'anno prossimo è nato un progetto per cui l'anno prossimo il palinsesto dei concerti sarà ancora più importante, perché abbiamo iniziato a trattare direttamente con l'artista. La band locale li accompagna e l'artista prende l'aereo da solo, viene qui e ha una band sotto che li accompagna. Isaac Delgado, il 19 di luglio, Wilson Magnoma è un altro dei grandi, ha scritto e cantato la canzone El Preso, anche qui è storia, la storia della salsa. 22 luglio Cuban Gold, che sono i coloro che hanno fatto storia nel Buena Vista Social Club. Claudia Leite è il concerto del concerto, però
troverete i dettagli lì e vi invitiamo di parlarne. Los Jóvenes Clásicos del Son Cubano sono ragazzini che suonano gli strumenti, musica tradizionale cubana. Divan, un altro, perché in questo il 26 e il 27 coincide con la festa di Cuba, quindi abbiamo voluto mettere due artisti uno attaccato all'altro per omaggiare il più possibile il paese meraviglioso che è Cuba. Il 28 luglio, il 29 e il 30 luglio per la prima volta festeggeremo tre giorni consecutivi il Perù. Il 28 luglio dell'anno scorso è stato un successo, abbiamo raggiunto le 6.000 visitatori. Nelle feste nazionali facciamo entrare i connazionali fino alle 20.30 gratuitamente. Il 28 luglio ci sarà Lucia della Cruz, quindi questo è genere criolla, musica criolla. Il 29 luglio mi fregio del fatto di aver messo insieme i migliori musicisti e cantanti peruviani residenti in Lombardia, aver creato questo gruppo di lavoro dal quale è nato La Perucia, è un nome nuovo, è un'orchestra nuova che si è formata su iniziativa mia e di Rodolfo Guerra, che è uno dei vecchi, dei grandi artisti peruviani residenti in Italia da ormai da 30 anni. Il 30 luglio orchestra, quindi qui abbiamo la musica criolla, qui avremo salsa peruviana e qui avremo la cumbia con Lucio Pazzi e Orchestra Candela. Il 1 agosto Jay Montana, un ragazzino che ha 19 anni, che ha totalizzato oltre 1.100.000 visualizzazioni su YouTube con la canzone Picchi Picchi Picchi, un ragazzino di 19 anni che promette bene. Miki Joel, il 2 agosto baciata Miki Joel, 24 ore, gruppo 24 ore baciata. Cesar Vega, un altro concerto peruviano molto importante. Per concludere, il 9 agosto la Maxima è un'orchestra in residenza di salsa e il 10 agosto David Canizaris per omaggiare l'Ecuador con la sua festa nazionale. Quindi dove coincidono le feste nazionali dei paesi latinoamericani col nostro palinsesto, abbiamo sempre cercato di posizionare cantanti e omaggiare quanto più possibile il paese. Bene. Festival e eventi, il 15 agosto faremo il Gran Ferragosto dedicato ai bambini e probabilmente ancora lo Schiuma Party, che è stato un successo incredibile. Il 28 di giugno storia delle origini, musica latina, esibizione di cumbia, poi ci sarà un omaggio allo Svan Van, il 9 di luglio una commedia musicale, Papa Francesco tutto un altro mondo, il 1 di agosto festa della terra, insomma in Tirrani il 15 di giugno, tutta una serie di eventi che l'instancabile Nieves Machado, non finirò mai di ringraziarla perché veramente senza di lei il festival probabilmente continuerebbe, ma sarebbe una grande discoteca, niente di più. Lei si occupa di cultura, lei si occupa di selezionare anche la gastronomia, quindi noi non possiamo dimenticare, un vero festival latinoamericano deve abbracciare tutto ciò che è gastronomia, tutto ciò che è cultura. Gli aspetti culturali noi non li sottovalutiamo e non li sottovaluteremo mai, perché è questa l'anima vera di un festival. Lei è instancabile, come quell'uomo lì seduto lì, lui è instancabile, Hector Villanueva, è un personaggio che della cultura ha fatto un tema della sua vita. È lui che ci ha portato da Papa Francesco, è lui che con la sua fede, con la sua convinzione ha fatto sì che si fermasse davanti a me, davanti a noi e ci desse la sua benedizione. Grazie Hector. Prego. Il festival è eventi, faremo tre eventi speciali. Latin Show, il 2 luglio sarà una gara tra scuole di ballo. L'altra sera io sono stato invitato alla prima nazionale di un film che uscirà il 29 di giugno nelle sale di tutti i cinema italiani, Latin Dream. All'inizio pensavo come un po' tutti i film italiani, però questa è una mia convinzione. Pensavo potesse essere un film molto così leggero e fatto un po' all'acqua di rose. Dai primi minuti mi sono reso conto che ringrazio Petronio, che ci sta omaggiando della sua presenza. Tito Petronio. È stato un film veramente emozionante. Non credevo.
mi ha emozionato sin dal primo momento. Potevo immaginare che, essendo una produzione comunque italiana, le scenografie, un po' tutto fosse un po' così lasciato, invece non avete trascurato nessun dettaglio. Veramente complimenti, perché lo consiglio a tutti. Il 29 di giugno usciranno in tutte le sale cinematografiche d'Italia e spero poi, una volta ritirato dalle sale cinematografiche, di poterlo trasmettere al festival. Mi farebbe veramente piacere, si parla dopo il 20 di luglio sicuramente, però è un film che mi ha veramente emozionato. Parla di ballerini, delle scuole di ballo, del sacrificio che i ballerini mettono in campo tutti i giorni, perché festival latinoamericano significa anche questo: riconoscere il sacrificio ai DJ, agli animatori, ai ballerini, che investono tutto il tempo della propria vita per migliorarsi sempre. Possiamo aggiungere una cosa importante di questo evento, perché è un evento, il film The Latin Dream è la prima, cioè di questo genere, che è uscito in Italia, la produzione italiana, ma è il primo di questo genere, per cui noi saremmo orgogliosissimi di essere stati così partecipi a questo evento che girerà il mondo, e la targa è nazionale Italia. Questa è la cosa che più ci raffigura. Noi abbiamo il produttore, lui è il produttore, tutto l'altro di più, fatti conoscere, ok, è vestito così perché lui è il produttore di quelli free. E ti ringraziamo veramente tanto per averci dato la possibilità di assistere. Hai visto come è entusiasta Fabio? Noi dobbiamo avere questa possibilità di poter fare. E questo è un altro valore aggiunto. Esatto. Un produttore free vuol dire che ha messo il suo. No, denaro. Ma la cosa, quando si parla di integrazione, il suo socio è uruguaiano, si chiama Fernando Sosa. Ci sono tantissimi interpreti, ok? Sono interpreti di carattere, di una caratura di livello internazionale. Cioè, quando parliamo di integrazione Uruguay-Italia, ecco, questo per noi è una grande soddisfazione, perché l'Italia si è affermata anche con l'uruguaiano. Grazie molto. Quindi dicevamo, il 2 di luglio ci sarà questa gara tra scuole di ballo, il 18 di giugno uno spettacolo di balli latinoamericani dei bambini. Abbiamo voluto dare anche spazio ai bambini in tutta sicurezza, perché ci sarà tutta una situazione particolare, ma ci saranno i bambini che balleranno. Il 25 di giugno folklore latino, sempre grazie alla partecipazione dell'instacabine Hector Villanueva. Poi, per rimanere sempre connessi, adesso inizio ad accelerare perché inizio a vedere che c'è qualcuno che ha già fame. L'app del festival, con una sola app si può rimanere sempre aggiornati, Facebook, sito e qualsiasi cosa succeda, tutti i video che vengono caricati, con una sola app si può avere il festival a portata di mano. Quando siamo nati nel 2015 parlavamo di 10.000 visualizzazioni, 15.000 visualizzazioni, 30.000 visualizzazioni. Abbiamo fatto un video, il video che ha lanciato il festival del 2017. Ieri sera abbiamo raggiunto 693.000 persone con il nostro video, abbiamo avuto 340.000 visualizzazioni complete, e questo è un dato importantissimo. Vuol dire che 3.658 persone hanno condiviso sul proprio Facebook il video lancio del festival, portando probabilmente a superare il milione di visualizzazioni complete. Questo è per noi un motivo d'orgoglio, perché 3 anni fa nasceva la pagina Facebook del Milano Latin Festival con un like, era il mio. Oggi ne abbiamo 75.000. Piazza da ballo, Chiringuitos, il festival è tanto divertimento, perché tutte le sere in piazza Urban, al Salsodromo, così come in piazza Santo Domingo, così in piazza Caribe, in piazza Cuba, ci sono, come dicevo prima, animatori e DJ che si distinguono. Tutti i nostri DJ, come dicevamo, 14, cultura, feste nazionali. Il festival è cultura, salone delle nazioni. L'instancabile Nieves che segue tutto questo. Un luogo dove approfondire la conoscenza delle straordinarie realtà che compongono l'America Latina, avvicinandosi alla sua cultura e alla sua storia. Quest'anno ci sarà un padiglione del turismo. Finalmente, dopo anni, sono riuscito a coinvolgere, a presentare un progetto dignitoso che è stato condiviso e finalmente
ci sarà un intero padiglione di 150 metri quadrati dedicati al turismo, dove avremo Press Tour, di cui abbiamo qua Moreno Rognoni, il direttore marketing, ci sarà Autentica Conference, Air France e KLM in rappresentanza di compagnie. Quindi questa situazione, finalmente ci sarà un padiglione del turismo e ci sarà anche, sempre per implementare quello che è il discorso cultura, perché la cultura è l'anima di questo festival, una libreria controvento con tutti i testi latinoamericani. Tutti i testi di questa libreria saranno in lingua originale. Feste nazionali: 5 luglio Repubblica Bolivariana del Venezuela, Wilmer Lozano; 9 luglio Argentina, 20 luglio Colombia con Wilson Magnoma, è un concerto che non voglio stargli davanti perché ho iniziato a ballare salsa con il preso io; 26 luglio Cuba, 28 luglio Perù, 5 agosto Patronale del Salvador, 6 agosto Bolivia, 10 agosto Ecuador. Poi comunque troverete tutti i dettagli all'interno delle vostre cartellette. Salone delle Nazioni è un programma, io non riesco a comprendere ancora come lei possa far coincidere tutto questo programma standomi accanto e quindi dando retta a tutto quello che è stato il mio lavoro. Sei instancabile, Nieves. È un programma... Io nell'ultimo mese ho raggiunto livelli di stress top. Lei invece ha continuato a lavorare tranquillamente sul programma culturale e cercando di stare al mio passo, standomi a fianco. Bestiale. Salone delle Nazioni, quindi, dicevamo, tutto un programma dettagliato. Il festival è solidarietà. Faremo una raccolta fondi, come l'anno scorso l'abbiamo fatta per l'Ecuador, per il terremoto in Ecuador. Quest'anno ci è sembrato doveroso, nonostante qualche strumentalizzazione su Facebook, perché però io me ne sbatto le balle di queste. Bravo. Dovevo dirlo? No. Bravo. Strumentalizzazioni su Facebook. Giornalisticamente non potevo, però ci sta. Perché abbiamo scritto su Facebook che avremmo fatto una raccolta fondi per gli alluvionati del Perù. Ecco, voi del festival raccogliete fondi, poi non arrivano mai a destinazione. Non è vero, noi li raccogliamo col cuore i fondi. Bravo Paolo. E qua siamo. Li raccogliamo col cuore e li consegniamo nella mano del console, e se non è il console è il vice console, e il nostro auspicio è che arrivino a destinazione, e sicuramente per il lavoro che stiamo facendo non abbiamo nessun motivo e dubbio di pensare che non vengano consegnati. Su Facebook purtroppo c'è sempre qualche maligno che la pensa diversamente. Noi quest'anno raccoglieremo quindi del denaro per mandare al Perù, così come per la scuola italiana di senologia faremo una raccolta fondi per la lotta contro il tumore al seno. Gastronomia, ci sono 3 ristoranti: ristorante Santo Domingo, ristorante argentino e ristorante brasiliano. 5 degustazioni, una degustazione Barrio Caribe che abbraccia un po' tutti i paesi latinoamericani che non potevano essere rappresentati. Ci sarà una Route 66, che è una cabana americana, un Messico Cielito Lindo, Locos por el Pollo del Perù, Churritos del Venezuela, il Reconcito del Sabor brasiliano. Le piazze da ballo sono Piazza Santo Domingo, Piazza Cuba, Piazza Caribe, Piazza Brasile, Ristanco, cultura, tanto artigianato, bla 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 bla, un museo del rum. Museo del rum che avrà al suo interno più di 60 etichette di rum di tutti i paesi, dal Centro America al Sud America, anche il rum del Perù. Quando mi hanno detto rum del Perù, l'ho assaggiato, ho avuto il piacere di assaggiarlo. Così come ci sono rum dell'Ecuador, come ci sono rum tanti. Pensavo il mio mondo del rum si fermava al Venezuela, alla Colombia, Cuba, Santo Domingo, Haiti, Martinica e Guadalupe. Invece ho scoperto con piacere che il rum si produce anche in Sud America. Quindi ci sarà questo museo del rum con più di 60 etichette provenienti da tutti i paesi del Centro Sud America. Artigianato, molta attenzione, purtroppo non
non riusciamo insieme a trovare tanti espositori artigianati, quindi ci sarà una componente di 7-8 artigianati quest'anno. Ci sarebbe piaciuto averne molti di più, però il nostro impegno è sempre il massimo, anche perché abbiamo per tutti coloro che volessero esporre artigianato vero, genuino, forse è per questo che facciamo fatica di adesso a trovarli, forse la verità sta proprio in questa chiave di volta. Io non voglio che ci sia un artigianato al festival made in Cina, made in India. Voglio che chi espone al festival abbia un prodotto autentico. E probabilmente è proprio questo il motivo per cui facciamo fatica a trovare gli espositori. Ne abbiamo trovati 6, 7, 8. Pace! È inutile che io conceda a un espositore di vendere un prodotto artigianato che poi è fatto made in Bangladesh. Non ha senso. O che venda le cover cinesi dei telefonini. No, preferisco averne pochi, ma quei pochi buoni. Questo è il mio punto. Stavo pensando che chissà a questi espositori se venderanno qualcosa mai di Cina. Speriamo di no. No, era la battuta. No, volevo... No, volevo fare un parentesi su questa cosa, perché quest'anno noi abbiamo. Per l'artigianato abbiamo fatto una cosa molto, molto diciamo interessante, e per la prima volta anche abbiamo offerto degli stand gratuiti per gli artigiani che venivano, cioè che proprio direttamente dall'America Latina. Perché che cosa succede quest'anno? Quest'anno la Segreteria Generale Iberoamericana, che è l'organismo internazionale che appoggia ai 22 paesi che conformano la comunità iberoamericana, sono i 19 dell'America Latina, in lingua castigliana e portoghese, e la penisola iberica, Spagna, Portogallo e Andorra. Questa associazione ha dichiarato, che ha la sede a Madrid, ha dichiarato il 2017 come l'anno dell'artigianato iberoamericano. E allora con questo obiettivo e per essere in sintonia con questa ricorrenza, noi abbiamo invitato tramite i consolati dell'America Latina a assistere al nostro festival artigiani proprio proveniente dai nostri paesi a presentare l'artigianato originale, genuino dell'America Latina. Cosa succede? È un po' difficile riuscire a fare questo, perché il nostro festival ha una particolarità: dura tanto tempo. Dopo venire dall'America Latina in Europa non è facile, anche se noi offriamo lo stand gratis per gli artigiani, per i paesi, per le associazioni, per i governi. È costoso, perché queste persone devono venire qua, devono alloggiare, devono mangiare, cioè, e anche se noi con tutto l'amore diamo uno spazio gratis, per loro è difficile, anche se abbiamo adesione, abbiamo avuto delle adesioni del Panama, El Salvador comunque credo riuscirà, ad arrivare qualcuno. Però anche tutti i consolati hanno espresso hanno accettato con grande emozione anche questa idea, però conosciamo la difficoltà in questo senso. Per cui vediamo se per l'anno prossimo riusciamo a aiutare ancora un po' di più, magari con qualche altra agevolazione, in modo che l'artigianato tradizionale dell'America Latina possa arrivare anche al nostro festival, come succede a Artigiano in Fiera, però lì sono 10 giorni, è diverso. Però una formula la troveremo sicuramente insieme ai consolati, che magari si possono dare dei suggerimenti. Noi avevamo anche dato la possibilità di non venire tutto il periodo, magari si potevano alternare, però comunque dobbiamo ancora lavorare su questo particolare, diciamo. Grazie. Finisco velocemente. Spazio bimbi di 5x5, 25x2, 50 metri quadrati di spazio bimbi dedicato ai più piccini. Patrocinio, associazioni, main sponsor, media partner, radio ufficiale, inutile che entro nel merito. Io veramente ringrazio di cuore tutti quanti e speriamo vivamente
che ci sia sempre il sole, perché sennò no, ci sarà. Le busco quest'anno. Grazie di cuore, grazie. Ci sarà. Grazie. Allora, velocissimamente, perché così dopo vogliamo fare la papa, e volevamo, dopo vi passiamo il microfono, se qualche domanda ce la farete ci farà piacere. Però volevamo così chiedere ad Antonio Saggese, consigliere regionale della Regione Lombardia, se ci vuole salutare, se vuole dire due paroline. Poi volevamo invitare anche il rappresentante del comune di Assago che ci ospita, ok? E abbiamo anche il sindaco di Opera, se ci vuole salutare, dici qualche cosina, ti ringraziamo. Sì, allora, okay, grazie, buongiorno a tutti, qui c'è un'omonimia con questi grandi uomini che stanno organizzando un'iniziativa importante e che fa di Assago la capitale dell'integrazione e di conseguenza anche la Lombardia. Sarà un momento in cui attorno alla musica, attorno al folklore, attorno all'artigianato, attorno alla gastronomia si incontreranno molti lombardi. Noi balleremo, quelli in quella circostanza si ballerà, si mangerà, ma non si deve dimenticare assolutamente l'apporto che l'aggregazione dà alla solidarietà di cui le nostre comunità hanno strettamente bisogno, e quindi io accolgo davvero con grande apprezzamento anche le iniziative che all'interno del festival quest'anno sono proiettate verso delle operazioni di solidarietà per quanto riguarda le popolazioni peruviane, per quanto riguarda soprattutto un grande gesto di nobiltà per il contrasto e la lotta al tumore al seno delle donne, e un impegno questo che la Regione Lombardia tra l'altro ha assunto in maniera seria. Lo si deve contrastare sicuramente con una prevenzione, ma lo si deve anche supportare nella fase post, ed è quello che poi tra l'altro non sempre accade quando ci sono situazioni di questo tipo. Apprezzo anche l'attenzione sulla sicurezza, stare insieme, trascorrere dei momenti di aggregazione insieme è importante, ma è importante viverli all'interno della sicurezza, quindi il servizio che avete individuato affinché, soprattutto per quanto riguarda le donne che nella fase di uscita dal momento di aggregazione, di divertimento, si proiettano verso il parcheggio, è sicuramente importante, perché questo comunque dà ancora di più sicurezza a tutti coloro che vi parteciperanno. Io sono molto orgoglioso ad aver partecipato, io sono vicino a queste iniziative, la Regione Lombardia con l'assessorato alla cultura abbiamo predisposto tutta una serie di fondi e bandi proprio per la promozione della cultura, delle iniziative dedicate alla danza, delle iniziative dedicate alla musica. La cultura non è secondaria, la cultura è primaria, e per questo che va sollecitata, perché se c'è cultura si valorizza l'individuo, se l'individuo è valorizzato avremo sicuramente un individuo che è in grado di potersi adoperare in maniera produttiva e costruttiva all'interno della propria comunità. Grazie a tutti, buon complimento e grazie. Grazie a te, Saggese, che è rappresentante del comune di Assago, due paroline così voi siete il comune che ci ospita, grazie. Grazie a tutti voi, gran parte delle cose che penso l'ha già detto il mio collega. Noi siamo molto orgogliosi, noi ormai è il terzo anno, è sempre stata un'ottima manifestazione, non ci ha dato mai problemi, i nostri cittadini sono felicissimi, e quindi poi comunque loro sono veramente stati molto molto bravi, e quindi anche per quest'anno siamo stati molto contenti quando loro si sono presentati e ci hanno riproposto di riaccoglierli, quindi sono sicurissima che sarà un'ottima manifestazione, durerà quindi tutta l'estate, io spero che tutta Milano Interland come gli anni scorsi parteciperanno, e posso solo fare i miei auguri, in bocca al lupo. A proposito di Interland, abbiamo un Interland, abbiamo il sindaco del comune di Opera che ci appoggia sempre in queste iniziative, ci saluti, due paroline, ti ringrazio. Grazie Merica, buongiorno a tutti. Noi come comune di Opera abbiamo già aderito l'anno scorso con delle convenzioni per dare la possibilità appunto alle famiglie, agli anziani, ai bambini di trascorrere le vacanze, per chi rimane in città, anche all'interno di un luogo protetto, un posto sicuro, un posto che bisogna, e questo lo do anche come suggerimento, bisogna puntare proprio molto sulla questione della sicurezza, sulla questione della tranquillità, della possibilità di trascorrere del tempo, perché mediamente si c'era un po' di scetticismo dietro l'allora festival latinoamericano, e devo dire che i carabinieri sono i primi. Noi alcuni anni fa abbiamo organizzato a Opera
con dei, tra virgolette, concorrenti un estivo, parlo di almeno 4-5 anni fa, almeno, nei mesi di luglio e agosto, i carabinieri erano i primi preoccupati perché parlavano di risse, di gente che beveva, poi in realtà non c'è stato nessun problema, quindi pubblicizzare molto che ci sono tantissime brave persone che frequentano il festival, soprattutto tantissime scuole, perché poi sono soprattutto le scuole quelle che con i loro ragazzi o meno ragazzi, perché poi il bello del latino è che è il ballo per tutti, per tutte le età, quindi c'è tranquillità, c'è modo di trascorrere l'estate piacevolmente anche a Milano, anche al Milano Latin Festival, e quindi noi promuoveremo questo Milano Latin Festival con i nostri cittadini, come dicevo prima, anche gli anziani, i bambini, in modo tale che abbiano sempre qualcosa da fare e non solo ammazzare le zanzare battendo le mani. Grazie e bocca al lupo. Parola a Moreno della Pressura, che magari se ti vuoi avvicinare qui così magari di due parole. Volevamo aggiungere in merito alla sicurezza che cioè noi abbiamo un'area predisposta dove le persone che voglio dire che bevono un pochino di più, solitamente le fermiamo, le facciamo tranquillizzare, li facciamo accomodare, e c'è anche un misuratore per valutare se queste persone sono in grado di poter guidare. Moreno Rognoni, prego. Arrivo più o meno per ultimo, credo, perché poi gli orari sono questi. Io volevo ringraziare veramente tutte voi, tutti voi per essere qui presenti e per dare un push, un là a questo che sarà un bellissimo festival. Personalmente come Prestus, come Ente Turismo Cuba e come France KPLM conosciamo Fabio Messerotti e Nieves da tantissimi anni, e personalmente sono amico di Fabio da oltre 20 anni. È una slavina. Davanti alla slavina non ci si può opporre, si scivola via assieme, ok? Per non farsi del male, ma soprattutto per vivere insieme poi un'esperienza che diventerà assolutamente, così come è stata anche l'anno scorso, un'esperienza sensoriale a 360 gradi su quello che è un tema fondamentale: la reciprocità, l'attenzione all'alterità, la conoscenza, l'approfondimento di quelle che sono le culture di popoli latinoamericani e caraibici, che sono meravigliosamente belli e assolutamente vivi, che hanno un presente e soprattutto un antichissimo passato e un grandissimo futuro. Noi come Prestus, come Ente Turismo Cuba e France KPLM, dai quali faccio un po' così le veci, abbiamo creduto fin da subito, come dire, no, a questo progetto e a questa sponsorizzazione, che non si ferma a una mera sponsorizzazione, è un mettere in campo intelligenze, passioni, soldi anche da questo punto di vista, per creare all'interno del festival un momento in cui all'interno del padiglione turismo, che sarà chiaramente, chiamiamolo così, sponsorizzato da Prestus, France KPLM, ci possa essere anche quel momento di incontro con chi, sia latinoamericani, caraibici, ma anche e soprattutto italiani, siano curiosi di conoscere questi paesi, che non sono solo fatti di spiaggia, mare, gioco aperitivo a bordo piscina alle 4:30 in alberghi all inclusive, eccetera eccetera, ma soprattutto sono colori, odori, sapori, musica, cultura, gastronomia, tutto quello che, architettura, tutto quello che questo mondo meraviglioso ha prodotto sia prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo che successivamente. Solo due parole per dire chi siamo: il France KPLM non ha chiaramente bisogno di presentazione, è la compagnia aerea leader, sono le due compagnie aeree leader sulle destinazioni latinoamericane e chiaramente sull'arcipelago caraibico. Ente Turismo Cuba, con il quale Prestus collabora da tantissimi anni in azioni di promozione, comunicazione e organizzazione di eventi per far conoscere questa meravigliosa destinazione, è presente come main sponsor, perché abbiamo voluto Cuba un po' come la sinecdoche di tutto quello che è il mondo latinoamericano, anche perché visto Cuba ultimamente è al centro dell'attenzione, ma non solo per quello, perché chiaramente tutto quello che c'è in Cuba lo si ritrova tranquillamente in qualsiasi altro paese latinoamericano, sia caraibico che del centro e del Sud America. Prestus da 35 anni è il tour operator leader nel mercato italiano per quello che è la movimentazione passeggeri di italiani sul Centro America, Sud America e sui Caraibi. Non poteva non essere altrimenti essere presente a questa manifestazione, quindi credo che quest'anno faremo un bellissimo lavoro insieme di immagine, abbiamo creato dei bellissimi visual, per cui sarà molto anche impattante il tutto, come dire, in termini visivi, ma vogliamo veramente all'interno del padiglione turismo creare momenti di incontro, momenti in cui la gente si possa fermare tra una,
un ciringhito tra un room e l'altro e chiacchierare su quello che potrà essere una loro prossima vacanza, che non è, ripeto, solo una vacanza in un mare meraviglioso come quello dei Caraibi o della Latino America, ma una vacanza di incontro, una vacanza di cultura, dove per cultura si ricomprende assolutamente la cultura viva, il vivere delle persone e il vivere, come diceva anche le rappresentanze istituzionali, in pace, insieme, di conoscenza, perché quando ci si conosce non ci sono motivi poi per farsi la guerra, ecco, da questo punto di vista. Quindi felicissimo come Prestursa, Franz Capellemme, Inter Turismo Cuba, di essere qui oggi e di essere protagonisti assieme a Fabio, a Nieves e a tutta l'organizzazione del festival. Grazie mille. In merito a quello che ha appena detto Moreno, per una questione professionale noi non l'ho potuto menzionare, ma io posso. Ricordate Viaggi del Ventaglio, Valtore, tutti quelli che erano i villaggisti italiani? Bene, oggi sono o non ci sono più o sono lì per lì. Loro sono stati gli unici che hanno inventato una formula diversa. Explora Café significa andare in un posto meraviglioso, in una spiaggia stupenda, bellissima, avere il servizio comunque dell'All Inclusive, ma non con l'obiettivo primario di tenere l'italiano o il cliente dentro il villaggio. Questo era il progetto del Ventaglio, del Valtour, tenerlo dentro nel villaggio a consumare, a bere e a non vedere nulla di quello che c'era fuori. Loro col progetto Explora Café portano gli italiani a destinazione, gli danno la camera bella, gli danno il mare bello, gli danno tutti i servizi classici, ma hanno un programma, un pacchetto che prevede di portare il cliente fuori dal villaggio a visitare, a fare snorkeling, a visitare le spiagge che non sono limitrofe al villaggio, a visitare quello che è la cultura, la gastronomia, quindi ci si sposa perfettamente, e questo a distanza di anni gli ha dato il successo che meritavano, perché il loro progetto Esplora Caffè veramente è un successo che non finirà. Grazie ancora. Sì, non l'ho spiegato bene. Per lavorare per Prestursa, bene. Nel caso andasse male, sai che come commerciale ci sono posti. Dichiarato dal nonno, quest'anno è l'anno per il turismo sostenibile, e loro sono leader anche nel turismo sostenibile anche per i disabili, quindi sono i leader per le destinazioni canadesi. Allora sì, solo un secondo, perché vogliamo salutare e dare il benvenuto alla signora console generale della Bolivia, la signora Eva Cipriano Amali, il vice console generale del Salvador, il signor Bernardo Mengibar Calles, che anche lui ha arrivato. Noi vorremmo anche salutare e ringraziare le 3-4.000 persone che stanno guardando in diretta Facebook, 3-4.000, e questo è il dato, e quindi dobbiamo ringraziare queste persone qui che stanno lavorando con noi, che sono Like Radio, i personaggi dei Like Radio che ci seguono in tutto il festival. Ora volevo dire proprio una sola parolina, volevo chiedere se qualcuno di voi aveva intenzione di dire qualche cosina, e Bruna porta il microfono a eccole lì, così facciamo qualche domandina carina, simpatica è la domanda, mi raccomando. Io prima di tutto voglio ringraziare questa nuova metodologia che ha preso il festival, perché ha dato uno spazio a noi, le associazioni culturali, che cerchiamo di portare, di far conoscere, di fare integrazione vera in Italia, che abbiamo scelto come paese per vivere questo. Io insieme ad Hector Villanueva siamo dal primo festival che si faceva al parcheggio di San Siro, e poi abbiamo cominciato con il carissimo venezolano che c'è in prigione, con Carlos Ugueto, che ha creato la prima discoteca latina a Milano. Siamo stati i primi ballerini a portare le nostre danze, e vi faccio un suggerimento, visto almeno noi che da 27 anni seguiamo questo mondo, io in nome della comunità cubana penso che questa idea che avete visto dell'arte, che avete avuto dell'artigianato, che quest'anno non si concretizza,
vi do un suggerimento, visto che i nostri consoli sono stati così disponibili, anche noi come associazione, visto che abbiamo già anche un spazio dentro del festival, creare un ponte consolato artigiani, anche se non possono stare qua, cioè almeno per quello che mi riguarda, sono contentissima, orgogliosa e onorata di poter far vedere l'artigianato del nostro paese all'interno del nostro questo spazio. Un suggerimento per l'anno prossimo di creare questo ponte associazione paese. Complimenti. Grazie. Salve, sono Manuel Santana, voglio ringraziare a Radio Fetta 24/7, ragazzi. Voglio ringraziare col cuore a l'Italia, perché credo in nostra cultura latinoamericana, è importante l'accoglienza che abbiamo, perché dobbiamo tenere molto presente, è molto vitale che c'è un'affinità tra le nostre culture, linguistica, religiosa, anche nel modo di vivere. E credo che questi investimenti economici, ma soprattutto di fiducia per noi latinoamericani, è un modo di dire al mondo, non siamo solo quelle che si dice negativamente, siamo una cultura importante da tutti i punti di vista, io direi la più ricca al mondo, perché siamo un miscuglio di tutte le altre, e il festival per noi deve essere un evento che dobbiamo vedere da un punto di vista molto importante per quello che è il crescimento del Latin Power, il potere latino nel cui io ci credo, dal punto di vista politico, politico, artistico e culturale in termini generali. Viva Latino America, viva l'Italia! Fame. Un minuto. Fame. Prima di tutto lo ringrazio a voi che mi avete dato la possibilità di mostrare che questi 27 anni che vivo in Italia, questo è il 28 anniversario della mia vita qui, sono venuto nell'89 e quando nessuno credeva ancora alla musica latina. Come diceva Ala, ho conosciuto a Carlos Hueto e abbiamo iniziato a Sabor Tropical, dopo Cocoloco, La Marna, il primo festival nasce nel 91 in Piazza Castello, fuori. E tante persone mi domandano ancora, Ettore, è possibile sognare? Io penso che hai raggiunto tutto. Solamente vi lascio le parole che mi ha detto Papa Francesco. Amare, fare il bene e assomigliare a Dio. Questo è lo che fate, è bellissimo. Per quello che, secondo me, è un bel esempio di integrazione. Io ho raggiunto già i miei sogni. Io penso che il festival, in questo terzo anniversario, dimostra ancora la maturità e dimostra che l'America Latina è un continente da scoprire. Grazie. Buongiorno a tutti, Andrea Bologna, Chiedo, ma io ci vorrei fare una domanda, già che mi sembra importantissimo in un periodo come questo. Il festival dà anche lavoro a tante persone, cioè un'opportunità di lavoro per tante persone, dato secondo me assolutamente da non sottovalutare in un periodo come questo. Quindi Fabio, tu hai un 300 persone, quindi questa è la domanda, quello che volevo sapere. Sì. Bene, quando dico sono 300 persone che lavorano con noi. Tra ristorazione, degustazione, organizzazione, uomini palco, uomini addetti ad ogni reparto, perché sono tutti fondamentali, arriviamo a 300 persone. Quindi viviamo a difesa, non è soltanto spettacolo, cultura, tutto quanto, è anche possibilità di integrazione e di lavoro, veramente per tantissime persone. Sono sicuro che gestire 300 persone in 3 mesi con una cosa che parte e muore, diciamo, perché comunque non è una cosa così banale e semplice, c'è dietro un'organizzazione, diciamo, manageriale molto importante, ma non solo, ci sono le mani calzate di Fabio e mie ogni tanto, un po' meno, dico la verità, di tutte le sere, di tutte le notti, a che finché vada tutto bene, perché ci sono dei momenti in cui veramente bisogna alzarsi le maniche, perché bisogna stare proprio sul pezzo, come si suol dire. 300 persone da gestire come collaboratori, più qualche migliaio di clientela, non è una cosa così banale, ecco. Daniel?
Domande? Allora ragazzi, vogliamo ancora qualche domandina, se ne avete qualcuna, se no tra un pochino andremo a fare... Un minuto e mezzo al pranzo. Ok, un minuto e mezzo al pranzo, però... Vediamo il video che ha totalizzato 700.000... Prima che andate via sappiate che dovete mettervi lì per forza, perché dobbiamo mandare un video a Terenova che lo pubblica domani mattina, quindi facciamo qualche foto ufficiale anche. Ho capito, se abbiamo fame! Ok, dobbiamo vedere... Bravo Fabio! Sono Davide Tibaldo, Session Manager di Like Radio Music and Passion. Come potete seguirci? Ovviamente sul web www.likeradiomusicandpassion.it troverete il menu con la sezione diretta web video per vedere le dirette esclusive, altrimenti ci sono le quattro nostre web radio, compresa l'ultima nata dedicata proprio al mondo latinoamericano, che si chiama Like Radio Mondo Latina. Poi c'è un modo molto semplice, che è la nostra applicazione gratuita, Like Radio Music and Passion, disponibile su tutti gli store digitali. Con un'unica applicazione potete seguire le dirette sia radiofoniche che web TV. Grazie a tutti e buon festival!